Le pagine seguenti sono estrapolate dal libro dei Precetti Aurei, uno dei lavori messi nelle mani degli studenti di misticismo in Oriente. La loro conoscenza è obbligatoria in quella scuola, i cui insegnamenti sono accettati da molti teosofi. Pertanto, poiché conosco a memoria molti di questi precetti, il lavoro di traduzione è stato relativamente facile per me. È risaputo che in India i metodi di sviluppo psichico differiscono a seconda del guru, che sono insegnanti o maestri, non solo perché appartengono a diverse scuole filosofiche, che sono sei, ma perché ogni guru ha il suo particolare sistema che generalmente tiene ben segreto. Tuttavia, al di là dell'Himalaya, il metodo delle scuole esoteriche non è diverso, a meno che il guru sia semplicemente un lama, cioè appena più colto dei suoi allievi. L'opera dalla quale traduco è parte della stessa serie dalla quale sono state tratte le stanze del libro di Zeelan, sul quale è basata la dottrina segreta. Il libro dei Precetti Aurei rivendica la stessa origine dell'importante opera mistica intitolata Paramata. Come ci dice la leggenda di Narjuna, venne consegnata al grande Arat dai Naga, o serpenti, nome dato in realtà agli antichi iniziati. Tuttavia le sue massime e le sue idee, per quanto nobili e originali, spesso si trovano sotto diverse forme nelle opere sanscrite, come il Innaneshvarari, il superbo trattato mistico nel quale Krishna descrive con radiosi colori ad Arjuna la condizione di uno yogi pienamente illuminato, e inoltre in certe Upanishad. Tutto ciò è assolutamente naturale dal momento che in gran parte, se non in tutti, i grandi Arat, primi seguaci del Gautama Buddha, erano indù e ariani e non mongoli, specialmente coloro che emigrarono in Tibet. Le opere lasciate dal solo Aryasanga sono numerosissime. I precetti originali sono incisi su sottili lastre oblunghe, le copie molto spesso su dischi. Questi dischi o lastre sono generalmente conservati sugli altari dei templi annessi ai centri in cui sono situate le scuole contemplative o Mahayana, Yogacara. Sono scritti in vari modi, talvolta in tibetano ma per lo più in ideogrammi. La lingua sacerdotale, Sanskar, oltre che nel suo alfabeto, può essere espressa in diversi caratteri cifrati, i quali hanno la natura di ideogrammi più che di sillabe. Un altro metodo di scrittura, Lung in tibetano, consiste nell'utilizzo di numeri e colori, ciascuno dei quali corrisponde ad una lettera dell'alfabeto tibetano, 30 lettere semplici e 64 composte, così da comporre un completo alfabeto crittografico. Quando vengono utilizzati gli ideogrammi c'è un modo specifico per leggere il testo, come in questo caso i simboli e i segni espressi in astrologia, ossia i 12 animali zodiacali e i 7 colori primari, ciascuno dei quali in una triade di sfumature, ossia chiara, primaria e oscura. Si usano per 33 lettere dell'alfabeto semplice, per le parole e le frasi. In questo metodo, infatti, i 12 animali ripetuti 5 volte accoppiati in 5 elementi e i 7 colori forniscono in un intero alfabeto composto da 60 lettere sacre e da 12 segni. Un segno collocato all'inizio di un testo determina se il lettore deve pronunciarlo secondo la modalità indiana, in cui ogni parola è semplicemente un adattamento al sanscrito, o secondo il principio cinese di lettura degli ideogrammi. Tuttavia la maniera più facile è quella che permette al lettore di non servirsi di una lingua speciale, bensì di quella che preferisce, poiché i segni e i simboli, proprio come i numeri e le lettere arabe, erano proprietà comune internazionale dei mistici iniziati e dei loro seguaci. La stessa peculiarità è caratteristica di uno dei sistemi cinesi di scrittura, che può essere letto con la stessa facilità da chiunque abbia familiarità coi caratteri. Un giapponese, ad esempio, può leggerlo nella sua lingua proprio come un cinese può nella sua. Il libro dei Precetti Aurei, alcuni dei quali sono pre-buddisti mentre altri appartengono ad un periodo successivo, contiene circa 90 piccoli trattati distinti. Di questi ne imparai 39 a memoria, anni fa. Per tradurre il resto, dovrei recuperare gli appunti sparsi tra un numero troppo grande di carte e memorie collezionate negli ultimi 20 anni e mai messi in ordine per rendere in qualche modo facile il lavoro.
Eppure si potrebbero tradurre tutti e affidarli ad un mondo troppo egoista e troppo attaccato agli oggetti dei sensi, per essere in alcun modo preparato a recepire nel giusto spirito un'etica tanto elevata. Poiché, a meno che l'uomo non perseveri seriamente nella ricerca della conoscenza di se stesso, non darà mai ascolto volentieri a consigli di tale natura. Ciò nonostante, questa etica riempie volumi su volumi nella letteratura orientale, specialmente nelle Upanishad. Uccidi ogni desiderio di vita, dice Krishna ad Arjuna. Quel desiderio rimane unicamente nel corpo, il veicolo del sé incantato, non nel sé, eterno, indistruttibile, che non uccide né è ucciso. Uccidi la sensazione, insegna Sutta Nipata. Guarda allo stesso modo piacere e dolore, guadagno e perdita, vittoria e sconfitta. E ancora, cerca rifugio solo nell'eterna solitudine. Distruggi il senso di separazione, ripete Krishna sotto ogni forma. La mente, Manas, che segue gli irrequieti sensi, rende l'anima, Buddhi, impotente come una barca che il vento spinge alla deriva. Bhagavad Gita. Pertanto si è pensato meglio fare una giudiziosa selezione tra i trattati che più converranno ai pochi veri mistici della società teosofica e che di certo risponderanno ai loro bisogni. Solo costoro apprezzeranno le parole di Krishna, Christos, il sé superiore. E in questa traduzione ho fatto del mio meglio per preservare la poetica bellezza del linguaggio e la fantasia che caratterizza l'originale. Spetta al lettore giudicare quanto questo tentativo sia riuscito. Elena Petrovna Blavatsky. La voce del silenzio. Frammento 1. Queste istruzioni sono per coloro che ignorano il pericolo dell'id inferiore. Colui che vuole sentire la voce di Nada, il suono silenzioso, e comprenderla, deve imparare la natura del Dharana. Diventato indifferente agli oggetti della percezione, il discepolo deve cercare il Raja dei sensi, il produttore dei pensieri che risveglia l'illusione. La mente è la grande uccisora della realtà. Che il discepolo uccida l'uccisora. Poiché, quando la sua forma risulterà irreale a lui stesso, come ha risveglio tutte le forme che ha visto nei sogni, quando avrà cessato di ascoltare i molti, egli potrà discernerne l'uno, il suo interiore che uccide quello esterno. Solo allora, e non prima, egli abbandonerà la regione di Asat, il falso, per entrare nel reame di Sat, il vero. Prima che l'anima possa vedere, deve essere raggiunta l'armonia interna e gli occhi incarnali resi ciechi ad ogni illusione. Prima che l'anima possa sentire, l'immagine, l'uomo, deve diventare sorda ai ruggiti come ai sospiri, alle urla mugghianti degli elefanti come al ronzio argentino delle lucciole d'oro. Prima che l'anima possa comprendere e ricordare, deve essere unita al silente interlocutore, così come la forma in cui l'argilla sarà plasmata è prima tutto uno con la mente del vasaio. Poiché allora l'anima sentirà e ricorderà, e allora l'orecchio dall'interno parlerà e dirà: se la tua anima sorride immersa nella luce solare della tua vita, se la tua anima canta nella sua crisalide di carne e materia, se la tua anima piange nel suo castello di illusioni, se la tua anima lotta per spezzare il filo argenteo che la lega al maestro, sappi, o discepolo, che la tua anima è della terra. Quando la tua anima in erba presta ascolto al tumulto del mondo, quando la tua anima risponde alla voce ruggente della grande illusione, quando spaventata alla vista delle calde lacrime di dolore, quando assordata dalle grida di angoscia la tua anima si ritira come la timida tartaruga nel suo carapace di egoismo, impara, o discepolo, che per il suo silente Dio la tua anima è un indegno santuario. Quando, cresciuta più forte, la tua anima si allontana dal suo riparo sicuro e liberata dal suo guscio protettore, tende il filo argenteo e corre avanti. Quando, contemplando la sua immagine sulle onde dello spazio, mormora: questa sono io. Confessa, o discepolo, che la tua anima è carpita nelle reti dell'illusione. Questa terra, discepolo, è la stanza del dolore, dove lungo il sentiero delle aspre prove sono collocate insidie per trappolare il tuo ego nell'illusione chiamata grande eresia.
Questa terra, o ignaro discepolo, non è che la tetra entrata che conduce al crepuscolo, che precede la valle della vera luce, la luce che nessun vento non può spegnere, la luce che brucia senza stoppino né alimento. Dice la grande legge, per diventare il conoscitore del sé universale, devi prima essere il conoscitore del sé. Per arrivare alla conoscenza di quel sé, devi abbandonare il sé al non sé, l'essere al non essere. E allora potrai riposare tra le ali del grande uccello. Dolce è riposare tra le ali di colui che non nasce né muore, ma è un aum, attraverso tutta l'eternità. Cavalca l'uccello della vita se vuoi sapere, e abbandona la tua vita se vuoi vivere. Tre aule, o affaticato pellegrino, conducono alla fine delle fatiche. Tre aule, o conquistatore di Mara, attraverso tre stati, ti guideranno al quarto e quindi a sette mondi, i mondi del riposo eterno. Se vuoi conoscere i loro nomi, allora ascolta e ricorda. Il nome della prima aula è ignoranza, avidia. È l'aula dove hai visto la luce, dove vivi e morirai. Il nome della seconda è aula della conoscenza. Qui la tua anima troverà i fiori della vita, ma sotto ad ognuno un serpente arrotolato. Il nome della terza aula è saggezza, oltre la quale si estendono le acque senza sponde dell'Akshara, l'indistruttibile fonte dell'onniscienza. Se vuoi attraversare la prima aula in sicurezza, non lasciare che la tua mente confonda i fuochi della lussuria che ardono al suo interno con il sole della vita. Se vuoi attraversare la seconda in sicurezza, non fermarti a odorare la fragranza di quei fiori inebrianti. Se vuoi liberarti delle catene karmiche, non cercare il tuo guru in queste regioni mayaviche. I saggi non indugiano nel giardino dei sensi. I saggi non ascoltano le lusinghevoli voci dell'illusione. Cerca colui che ti darà la vita, nell'aula della saggezza, l'aula che si trova al di là, dove tutte le ombre sono sconosciute e la luce della verità brilla con immutabile gloria. Ciò che è increato risiede in te, o discepolo, come risiede in quell'aula. Se vuoi raggiungerlo e unire i due, devi spogliare te stesso dei tetri indumenti di illusione. Soffoca la voce della carne, non permettere che l'immagine dei sensi si metta tra la sua luce e la tua, così che possano fondersi in una. E avendo conosciuto la tua stessa igina, fuggi dall'aula della conoscenza. Essa è pericolosa nella sua perfida bellezza. È necessaria solo per la tua preparazione. Stai attento, affinché la tua anima abbagliata dall'illusoria luminosità non si soffermi e sia catturata nella sua lusinghevole luce, ingannevole luce. Questa luce risplende dal gioiello del grande incantatore, Mara. Ammalia i sensi, acceca le menti e lascia lo sprovveduto come un relitto abbandonato. La falena attratta dalla bagliante fiamma della tua luce notturna è condannata a perire nell'olio viscoso. L'incauta anima, che soccombe alla lotta con il beffardo nemone dell'illusione, ritornerà alla terra come schiava di Mara. Osserva le legioni di anime. Guarda come si librano sul mare in tempesta della vita umana e come esauste, sanguinanti, con le ali spezzate, si lasciano cadere una dopo l'altra nelle onde che crescono. Percosse dai venti furiosi, inseguite dalla burrasca, sono travolte dai mulinelli e spariscono nel primo grande vortice. Se attraverso l'aula della saggezza vuoi raggiungere la valle di beatitudine, discepolo, chiudi veloci i tuoi sensi contro la grande e terribile eresia della separazione che ti isola dalla calma. Non lasciare che il tuo nato divino, tutt'uno con il mare di Maya, si allontani dal genitore universale, anima. Ma lascia che il fiero potere si ritiri nell'intima camera, la camera del cuore, e la dimora della madre del mondo. Allora dal cuore quel potere sorgerà alla sesta regione, la media, posta tra i tuoi occhi, dove diventa il respiro dell'anima una, la voce che tutto riempie, la voce del tuo maestro. È solo allora che potrai diventare un viaggiatore del cielo, che cammina sui venti sopra le onde, i cui passi non toccano le acque. Prima di poggiare il piede sopra l'ultimo gradino della scala, quella dei suoni mistici, devi sentire la voce del tuo Dio interno, il sé più alto, in sette maniere.
La prima è come il dolce cinguettio dell'usignolo che canta alla sua compagna una melodia d'addio. La seconda arriva come il suono del cembalo d'argento dei Diana, che risveglia le stelle rilucenti. Quella successiva è come il pianto melodioso dello spiritello dell'oceano imprigionato nella sua conchiglia. E questa è seguito dal canto di Vina. La quinta, come il flauto di canna, suona acuta nel tuo orecchio. Si trasforma poi in uno squillo di tromba. L'ultima vibra come il brontolio cupo di una nuvola ricolma di tuoni. La settima copre tutti gli altri suoni. Muoiono. E allora non si udirà nient'altro. Quando i sei sono distrutti e posti ai piedi del maestro, allora il discepolo è immerso nell'uno. Diventa quell'uno e vive al suo interno. Prima di addentrarti in quel sentiero, devi distruggere il tuo corpo lunare, purificare il tuo corpo mentale e pulire il tuo cuore. Le acque pure della vita eterna, chiare e cristalline, non si possono mescolare con le fangose correnti del monsone. La goccia celeste di rugiada che brilla ai primi raggi del sole mattutino nel cuore del loto, quando cade a terra diventa un tocco d'argilla. Ecco, ora la perla è una stilla di fango. Lotta con i tuoi pensieri impuri prima che ti sopraffacciano. Usali come loro userebbero te, poiché se li risparmi e loro prenderanno vita e cresceranno, sappilo, questi pensieri ti sconfiggeranno e ti uccideranno. Attenzione, discepolo. Non lasciare che neanche la loro ombra ti si avvicini, poiché questa cosa delle tenebre crescerà, aumenterà di dimensione e di potere, e poi ti assorbirà prima ancora che tu possa accorgerti della presenza del ripugnante mostro nero. Prima che il potere mistico, Kundalini, il potere del serpente e del fuoco mistico, possa farti te un dio, tu devi guadagnarti la facoltà di uccidere la tua forma lunare a volontà. Il sé della materia e il sé dello spirito non possono mai incontrarsi. Uno dei due deve sparire. Non c'è posto per tutti e due. Prima che la mente della tua anima possa comprendere, il germe della personalità deve essere schiacciato, il tarlo del senso distrutto oltre la resurrezione. Non puoi percorrere il sentiero se prima non diventi il sentiero stesso. Lascia che la tua anima presti orecchio ad ogni pianto di dolore, come il loto mette a nudo il suo cuore per bere il sole del mattino. Non lasciare che il sole feroce asciughi una lacrima di dolore prima che tu l'abbia asciugata dall'occhio di chi soffre. Ma fai che ogni bruciante lacrima umana cada sul tuo cuore e che lì rimanga, e non tergerla finché il dolore che l'ha causata non sia rimosso. Queste lacrime, tu dal cuore misericordioso, sono i frutti che irrigano i campi della carità immortale. È su questo suolo che cresce il fiore di mezzanotte del Buddha, più difficile da trovare e più raro da vedere di quello dell'albero Bogai. È il seme della libertà, della rinascita. Isola l'Arat, dal conflitto e dalla lussuria. Lo guida attraverso i campi dell'essere verso la pace e la beatitudine, conosciute nella terra del silenzio e del non essere. Uccidi il desiderio, ma se lo uccidi bada che non risorga di nuovo dai morti. Non desiderare nulla, non opporti al karma, né alle immutabili leggi della natura. Lotta invece solo con il personale, il transitorio, l'evanescente e il perituro. Aiuta la natura e lavora con lei, e la natura ti riterrà uno dei suoi creatori e ti obbedirà. E spalancherà davanti a te le porte delle sue camere segrete, e svelerà al tuo sguardo i tesori nascosti nel più profondo del suo puro vergine grembo. Non contaminata dalla mano della materia, mostra i suoi tesori solo all'occhio dello spirito, l'occhio che non si chiude mai, l'occhio per cui non c'è velo in alcuno dei suoi regni. Poi ti mostrerà i mezzi e la via. La prima porta è la seconda, la terza, fino alla settima. E allora la meta, oltre la quale stanno, immerse nella luce solare dello spirito, glorie non dette né viste da alcuno, tranne che dall'occhio dell'anima. Non c'è che una strada per il sentiero. Alla fine solo la voce del silenzio si potrà udire. La scala con cui il candidato sale è formata da gradini di sofferenza e di dolore. Questi possono essere messi a tacere solo con la voce della virtù. Guai allora, o discepolo, se anche solo un vizio non ti sarai lasciato alle spalle, poiché allora la scala cederà e ti ribalterai. Il suo piede posa nel fango profondo
dei tuoi peccati e dei tuoi errori. E prima che tu possa cercare di attraversare quest'ampio abisso di materia, devi lavare i tuoi piedi nelle acque della rinuncia. Guardati dal poggiare un piede ancora infangato sul gradino più basso della scala. Guai a colui che osa contaminare un solo gradino con i piedi melmosi. Il fango disgustoso e viscido si seccherà, diventerà tenace. Poi incollerai i suoi piedi al gradino e, come un uccello preso dall'astuto cacciatore, gli sarà impedito ogni ulteriore progresso. I suoi vizi prenderanno forma e lo trascineranno in basso. I suoi peccati alzeranno la voce come il ghigno e il sogghigno dello sciacallo dopo che il sole è tramontato. I suoi pensieri diventeranno un esercito e lo renderanno in schiavo. Uccidi i tuoi desideri. Rendi i tuoi vizi impotenti prima di compiere il primo passo del viaggio solenne. Strangola i tuoi peccati e lasciali muti per sempre prima che alzi un piede per montare la scala. Zittisci i tuoi pensieri e fissa tutta la tua attenzione sul tuo maestro, che ancora non vedi, ma che puoi avvertire. Fondi in uno solo i tuoi sensi, se vuoi essere sicuro contro il nemico. Solo con questo senso, che giace nascosto nella cavità del tuo cervello, l'erto sentiero che porta al maestro si potrà schiudere agli occhi offuscati della tua anima. Lungo e faticoso è il cammino davanti a te, o discepolo. Un solo pensiero al passato che ti sei lasciato alle spalle ti trascinerà giù e dovrai ricominciare la scalata. Uccidi in te stesso la memoria delle esperienze passate. Non guardare indietro o sei perduto. Non credere che la lussuria possa mai essere uccisa soddisfacendola o saziandola, poiché è un'abominazione ispirata a Mara. È nutrendolo che il vizio si espande e si rinforza, come il verme che ingrassa nel cuore del fiore. La rosa deve ridivenire il bocciolo nato al suo ramo materno, prima che il parassita ne divori il cuore e ne sorbisca la linfa vitale. L'albero d'oro mette i suoi preziosi germogli prima che il tronco appassisca sotto la tempesta. Il discepolo deve ritornare allo stato di infanzia che ha perduto, dinanzi che il primo suono possa raggiungere il suo orecchio. La luce emanata dal maestro unico, la sola imperitura luce dorata dello spirito, dirama fin dal principio i suoi raggi fulgenti sul discepolo. I suoi raggi si insinuano oltre le dense scure nuvole della materia. Ora qua, ora là. Questi raggi la illuminano, come scintille di sole rischiarano la terra attraverso il fogliame denso della giungla. Tuttavia, o discepolo, a meno che la carne non sia passiva, la testa fredda, l'anima ferma e pura come un diamante fiammeggiante, lo splendore non raggiungerà la camera. La sua luce solare non scalderà il cuore, né i mistici suoni delle vette della Kasik raggiungeranno l'orecchio, per quanto attento allo stato iniziale. Se non senti, non puoi vedere. Se non vedi, non puoi sentire. Sentire e vedere, questo è il secondo stadio. Quando il discepolo vede e sente, e quando odora e assapora a occhi e orecchie chiusi, bocca e narici serrate, quando i quattro sensi si fondono e sono pronti a passare al quinto, quello del tatto interno, allora egli è avanzato nel quarto stadio. E nel quinto, tutti questi devono essere nuovamente uccisi, oltre la resurrezione. Distogli la tua mente da tutti gli oggetti esterni, da tutte le visioni esterne. Reprimi le immagini interne, affinché non gettino un'ombra scura sulla luce della tua anima. Tu sei ora in Dharana, il sesto stadio. Quando sarai passato nel settimo, tu, fortunato, non percepirai più la sacra triade, perché tu stesso sarai divenuto questa triade. Te stesso e la tua mente, come gemelli uno accanto all'altro, la stella che è la tua meta splende in alto. I tre che vivono nella gloria e nella beatitudine ineffabile, ora nel mondo di Maya, hanno perso i loro nomi. Sono diventati una stella, il fuoco che arde ma non brucia, il fuoco che è l'upadi della fiamma. E ciò, o yogi del successo, è quello che gli uomini chiamano Dhyana, il giusto precursore di Samadhi. E ora il tuo sé si è perso nel sé. Tu sei in te stesso, fuso in quel sé da cui al principio sei stato irradiato. Dov'è la tua individualità? Dov'è il lano stesso? È la scintilla perduta nel fuoco.
la goccia nell'oceano. Il raggio sempre presente diventa il tutto e l'eterno fulgore. E ora tu sei colui che fa e colui che testimonia, colui che irradia e l'irradiazione, luce nel suono e suono nella luce. Tu hai conosciuto i 5 impedimenti, benedetto. Tu ne sei il conquistatore, il maestro del 6º, portatore dei 4 modi della verità. La luce che cade su di loro scaturisce da te. O tu che eri discepolo ma ora sei maestro. E di questi modi di verità non sei passato attraverso la conoscenza di ogni miseria, la prima verità? Non hai vinto il re, il portale dell'assemblea, la seconda verità? Non hai distrutto il peccato alla terza porta, la terza verità? Sei entrato nel Tao, il sentiero, che conduce alla conoscenza, la quarta verità. E ora riposa sotto l'albero della Bodhi, che è la perfezione di ogni conoscenza, poiché, sappilo, tu sei il maestro del Samadhi, lo stato di visione infallibile. Ecco, tu sei diventato la luce, tu sei diventato il suono, tu sei il tuo maestro e il tuo Dio. Tu sei te stesso, l'oggetto della tua ricerca, la voce ininterrotta che risuona attraverso l'eternità, esente dal cambiamento, esente dal peccato, i 7 suoni in uno. E ora, o maestro di compassione, addita la via agli altri uomini. Guarda tutti coloro che bussano chiedendo di essere ammessi, aspettando nelle tenebre dell'ignoranza che la porta della dolce legge si spalanchi. La voce dei candidati recita: o Signore, nella tua stessa pietà, non rivelerai la dottrina del cuore? Rifiuterai di condurre i tuoi servi sul sentiero della liberazione? Dice il Maestro: i sentieri sono 2. Le grandi perfezioni sono 3. 6 sono le virtù che trasformano il corpo nell'albero della conoscenza. Chi li avvicinerà? Chi per primo vi entrerà? Chi per primo dirà la dottrina dei 2 sentieri in uno? La verità svelata sul cuore segreto. La legge che, rifiutando l'apprendimento, insegna la sapienza, svela una storia di sofferenza. Ahimè, tutti gli uomini possiedono Alaya. Sono tutt'uno con la grande anima. Eppur possedendola, Alaya è per loro di così poca utilità. Osserva. Come la luna riflessa nelle onde placide, Alaya è riflessa in ciò che è piccolo è in ciò che è grande, si specchia negli atomi minuscoli, eppure non riesce a raggiungere il cuore di tutti. Ahimè, così pochi uomini approfittano del dono, dell'inestimabile benedizione di apprendere la verità, la giusta percezione delle cose esistenti, la conoscenza del non esistere. Dice il discepolo: Maestro, che cosa farò per raggiungere la sapienza? Saggio, che cosa per acquistare la perfezione? Cerca i sentieri, ma che il tuo cuore sia puro di cominciare il tuo viaggio. Prima di iniziare a muovere i passi, impara a discernere il vero dal falso, l'effimero dal duraturo. Impara soprattutto a scindere l'apprendimento della testa dalla sapienza dell'anima, la dottrina dell'occhio da quella del cuore. L'ignoranza è come un vaso chiuso e senza aria. L'anima è un uccello chiuso al suo interno. Esso non gorgheggia né può agitare una piuma. Il cantore sta muto e torpido e muore di consunzione. Tuttavia, persino l'ignoranza è meglio dell'apprendimento della testa, senza la sapienza dell'anima che la illumini e la guidi. I semi della sapienza non possono germogliare e crescere senza aria. Per vivere e raccogliere esperienza, la mente ha bisogno di larghezza e di profondità, e di punti per attirarla verso l'anima diamante. Non cercare questi punti nel regno di Maya, ma librati oltre le illusioni. Cerca l'eterno e l'immutabile Sat, e non fidarti dei falsi suggerimenti dell'immaginazione. Poiché la mente è come uno specchio, raccoglie polvere mentre riflette. Ha bisogno delle 12 brezze della sapienza dell'anima per spazzar via la polvere delle nostre illusioni. Principiante, cerca di fondere la tua mente e la tua anima,
ripudia l'ignoranza e allo stesso modo ripudia l'illusione. Distogli lo sguardo dagli inganni del mondo. Non fidarti dei tuoi sensi, essi sono falsi. Ma dentro il tuo corpo, il santuario delle tue sensazioni, cerca nell'impersonare l'uomo eterno. E una volta che tu l'abbia trovato, guarda all'interno. Tu sei Buddha. Rifiuta l'elogio. L'elogio spinge all'illudersi. Il tuo corpo non è il sé. Il tuo sé è in se stesso senza un corpo. E né elogio né biasimo lo colpiscono. L'ammirazione di sé, discepolo, è come la cima di un'alta torre sulla quale sia salito uno sciocco arrogante. Egli sta là in orgogliosa solitudine e nessuno lo vede, al di fuori di se stesso. Il falso apprendimento è respinto dal saggio, è disperso ai venti dalla buona legge. La sua ruota gira per tutti, per l'umile e per l'orgoglioso. La dottrina dell'occhio è per la moltitudine, la dottrina del cuore per gli eletti. La prima ripete con orgoglio, badate, io so. I secondi, coloro che hanno raccolto con umiltà, confessano a voce bassa, così ho sentito. Grande vaglio è il nome della dottrina del cuore. La ruota della buona legge procede rapidamente. Macina la notte e il giorno. Separa dall'inutile guscio il chicco dorato dallo scarto la farina. La mano del karma guida la ruota. Le rotazioni segnano i battiti del cuore karmico. La vera conoscenza è la farina, il falso apprendimento è il guscio. Se tu vuoi mangiare il pane della sapienza, devi impastare la tua farina con le limpide acque di Amrita, l'immortalità. Ma se impastassi i gusci con la rugiada di Maya, non produrresti altro che cibo per le nere colombe della morte, gli uccelli della nascita, del disfacimento e del dolore. Se ti viene detto che per diventare Arna devi cessare di amare tutti gli esseri, di loro che mentono. Se ti viene detto che per conquistare la liberazione devi odiare tua madre e trascurare tuo figlio, disconoscere tuo padre e chiamarlo capofamiglia, rinunciare a ogni pietà per gli uomini e le bestie, di loro che la loro lingua è falsa. Così insegnano i Tritika, i miscredenti, bramani e asceti. Se ti viene insegnato che il peccato nasce dall'azione e la beatitudine dall'inazione assoluta, allora di loro che sono in errore. La non permanenza dell'azione umana, la liberazione della mente dalla schiavitù attraverso la cessazione del peccato e dell'errore, non sono per gli ego deva, ego che si reincarnano. Così dice la dottrina del cuore. Il dharma dell'occhio è l'incarnazione dell'esterno e del non esistente. Il dharma del cuore è l'incarnazione della Bodhi, la vera sapienza divina, il permanente e immortale. La lampada brucia intensamente quando lo stoppino e l'olio sono puliti. Perché siano puliti è necessario che qualcuno li pulisca. La fiamma non percepisce il processo della pulitura. I rami di un albero sono scossi dal vento, ma il tronco rimane immobile. L'azione e l'inazione possono entrambe trovare posto in te. Il tuo corpo agitato, la tua mente tranquilla, la tua anima limpida come un lago di montagna. Vorresti diventare uno yogi nel cerchio del tempo? Allora, non credere che stare nelle foreste buie, in orgoglioso isolamento lontano dagli uomini, non credere che vivere di radici e di piante, che spegnere la sete con la neve della grande catena, non credere, devoto, che ciò ti condurrà alla meta della liberazione finale. Non pensare che spezzarsi le ossa, lacerarti la carne e i muscoli, ti unisca al tuo sé silenzioso. Non pensare che quando siano sconfitti i peccati della tua forma rozza, vittima delle tue ombre, che il tuo dovere sia compiuto dalla natura e dall'uomo. I beati hanno disdegnato di far ciò. Il leone della legge, il signore di compassione, Buddha, percependo la vera causa della sofferenza umana, immediatamente abbandonò il dolce ma egoista riposo della quieta natura. Da eremita, egli divenne il maestro dell'umanità. Dopo che Giulai fu entrato nel Nirvana, predicò nelle montagne e nella pianura e tenne discorsi nelle città, ai Deva, agli uomini, agli dèi. Semina buone azioni e ne raccoglierà i frutti. L'inazione nella pietà
diventa un'azione del peccato mortale. Così dice il saggio: chi asterrai dall'azione? Non così la tua anima otterrà la liberazione. Per raggiungere il nirvana si deve raggiungere la conoscenza di sé. È la conoscenza di sé figlia delle azioni amorevoli. Sii paziente, candidato, come colui che non ha paura di fallire e non insegue il successo. Punta lo sguardo della tua anima sulla stella di cui sei un raggio, la stella fiammeggiante che splende nelle profondità senza luce dell'essere eterno, nei campi sconfinati dell'ignoto. Sii perseverante come colui che veramente dura per sempre. Le tue ombre vivono e svaniscono. Ciò che in te vivrà per sempre, ciò che in te conosce, poiché è conoscenza, non è la vita sfuggevole. È l'uomo che era, che è e che sarà, colui per il quale non scoccherà mai l'ora. Se vuoi mietere dolce pace e riposo, discepolo, spargi i semi del merito nei campi dei raccolti futuri. Accetta le sofferenze della nascita. Riparati nell'ombra della luce del sole per far posto agli altri. Le lacrime che bagnano la terra secca della pena e del dolore portano i boccioli e i frutti della retribuzione karmica. Dalla fornace della vita umana e dal suo fumo nero si levano fiamme alate, fiamme purificate, che alzandosi verso l'alto sotto l'occhio karmico, alla fine tessono la tela glorificata delle tre vesti del sentiero. Queste tre vesti sono Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, veste sublime. La veste Sangna, cioè la sapienza, da sola dà il nirvana della distruzione. Ferma la rinascita, ma uccide anche la compassione. I perfetti Buddha che indossano la gloria di Dharmakaya non possono più contribuire alla salvezza dell'uomo, ahimè. I sé saranno sacrificati al sé e l'umanità al benessere delle unità. Sappi, questo è il sentiero aperto, la via della beatitudine egoistica, disdegnata dai bodhisattva del cuore segreto, dai Buddha di compassione. Vivere per il bene dell'umanità è il primo passo, praticare le sei gloriose virtù è il secondo. Indossare l'umile veste del Nirmanakaya è rinunciare per sé alla beatitudine eterna, per contribuire alla salvezza dell'uomo. Raggiungere la beatitudine del Nirvana, ma rinunciarvi è il supremo passo finale, il più alto sul sentiero della rinunzia. Sappi, discepolo, questo è il sentiero segreto, scelto dai Buddha di perfezione, che sacrificarono il sé ai sé più deboli. Tuttavia, se le ali della dottrina del cuore volano troppo in alto per te, se tu stesso hai bisogno d'aiuto e hai paura nell'offrire aiuto agli altri, allora tu, dal cuore timido, sei avvisato in tempo. Accontentati della dottrina degli occhi, della legge. Spera ancora, poiché se quest'oggi il sentiero segreto non è raggiungibile, sarà alla tua portata domani. Sappi che nessuno sforzo, neppure il più piccolo, che sia nella direzione giusta o sbagliata, può scomparire dal mondo delle cause. Neppure il fumo disperso rimane senza traccia. Una parola dura, pronunciata in vite passate, non viene distrutta, ma sempre ritorna. La pianta del pepe non genererà rose, né l'argentea stella del dolce gelsomino si trasformerà in una spina o in un cardo. Oggi tu puoi creare le sorti del tuo domani. Ciascuna delle cause seminate ad ogni istante del gran viaggio, le cause seminate ad ogni ora, portano ciascuno il suo raccolto di effetti. Poiché la rigida giustizia governa il mondo, con l'impulso potente di un'azione che mai fallisce, essa reca alle vite mortali di prosperità o di sofferenza la karmica progenie di tutti i nostri pensieri e di tutte le nostre azioni del passato. Prendi dunque quanto il merito ha in serbo per te, o tu dal cuore paziente. Sta di buon umore e contento del destino. Tale è il tuo karma del ciclo delle tue nascite, il destino di coloro che, nella loro pena e nel loro dolore, nascono insieme a te, gioiscono e piangono di vita in vita, incatenati alle tue azioni precedenti. Agisci tu per loro oggi, ed essi agiranno per te domani. È dal bocciolo della rinuncia del sé che nasce il dolce frutto della liberazione finale.
A perire è condannato colui che per paura di Mara si trattiene dall'aiutare l'uomo per timore di agire per sé. Il pellegrino che voglia rinfrescare le sue stanche membra nelle acque di un torrente, ma non osa tuffarsi per la paura della corrente, rischia di soccombere al caldo. L'inazione basata sul timore egoistico non può portare altro che cattivi frutti. Il devoto egoista vive senza uno scopo. L'uomo che non porta a termine un lavoro che gli è stato assegnato per la vita ha vissuto invano. Segui la ruota della vita, segui la ruota del dovere verso la razza e i consanguinei, verso l'amico e il nemico, e chiudi la tua mente ai piaceri così come ai dolori. Esaurisci la legge della retribuzione karmica, acquisisci siddhi per la tua nascita futura. Se non puoi essere il sole, allora sii l'umile pianeta. Sì. Se ti è interdetto di fiammeggiare come il sole di mezzodì sul monte innevato della purezza eterna, allora scegli, neofita, un corso più umile. Indica la via, per quanto fioco e perduto nella folla, come fa la stella della sera a coloro che percorrono il proprio cammino nell'oscurità. Osserva Marte, quando fra veli colori cremisi il suo occhio spazia sulla torpida terra. Osserva l'ardente aura della mano di Ngapa, Mercurio, tesa in amorosa protezione sopra le teste dei suoi asceti. Entrambi sono ora servi di Nima, lasciati in una sua assenza osservare silenziosamente nella notte. Eppure entrambi nei passati Kalpa erano brillanti Nima, e nei futuri giorni potrebbero di nuovo diventare due soli. Tali sono l'ascesa e il declino della legge karmica in natura. E sii come loro allora. Dà luce e conforto al pellegrino che fatica e va in cerca di colui che sa ancora meno di te, che sta nella sua miserabile desolazione, affamato del pane della sapienza e del pane che nutre l'ombra, senza un maestro, né speranza o consolazione, e fagli ascoltare la legge. Digli che colui che rende l'orgoglio e l'amore proprio schiavi della devozione, che attaccato all'esistenza tuttavia depone la sua pazienza e la sua sottomissione alla legge come un dolce fiore ai piedi di Sankhya, Buddha, in questa vita diventa un strozzapatti, colui il quale ha intrapreso la via. I siddhi di perfezione possono incombere da lontano, molto lontano, ma il primo passo è compiuto. Il fiume è attraversato ed egli può acquisire la visione dell'aquila di montagna, l'udito della timida cerva. Digli che la vera devozione potrebbe dargli la conoscenza. Quella conoscenza nelle vite precedenti era sua. La vista e l'udito del Deva non si ottengono in una breve esistenza. Sii umile se vuoi raggiungere la sapienza, e sii ancora più umile quando la sapienza avrai conquistato. Sii come l'oceano che riceve tutti i corsi d'acqua e i fiumi. La potente calma dell'oceano resta indifferente, non li sente. Reprimi il tuo sé inferiore con quello divino, reprimi il divino con l'eterno. Grande è colui che uccide il desiderio. Ancor più grande colui nel quale il sé divino ha ucciso la stessa conoscenza del desiderio. Vigila l'inferiore affinché non insudici il superiore. La via verso la libertà finale è dentro il tuo sé. Quella via inizia e finisce fuori del sé. Se trionferà, il nirvana sarà suo. Prima che egli liberi la sua ombra dalle sue spoglie mortali, la causa gravida di angoscia e dolore senza fine, gli uomini onoreranno in lui un grande e santo Buddha. E se egli cade, anche allora non sarà invano. I nemici che uccise nell'ultima battaglia non torneranno alla vita nella successiva esistenza che avrà. Ma se vuoi raggiungere il nirvana o gettar via il premio, fa che il tuo movente non sia il frutto dell'azione e dell'inazione. Sappi che il Bodhisattva che scambia la liberazione con la rinuncia per indossare le miserie della vita segreta è chiamato tre volte onorato. Il sentiero è uno, eppure duplice alla fine. I suoi stadi sono segnati da 4 e 7 porte. A un'estremità beatitudine immediata e all'altra beatitudine differita. Entrambe sono la ricompensa del merito. La scelta è tua. L'uno diventa due, l'aperto e il segreto. Il primo porta alla meta, il secondo all'immolazione. Quando al permanente si sacrifica il mutevole, il premio è tuo. La goccia ritorna da dove è venuta. Il sentiero aperto conduce al mutamento immutabile. Il nirvana, il glorioso stato dell'assolutezza,
la beatitudine oltre il pensiero umano, così il primo sentiero è liberazione. Ma il secondo sentiero è rinuncia, quindi è chiamato il sentiero del dolore. Quel sentiero segreto conduce l'Aran a un indicibile dolore mentale, dolore per i morti viventi e disarmata pietà per gli uomini dal dispiacere karmico. I saggi non osano ancora arrestare il frutto del karma, poiché è scritto: insegna a evitare tutte le cause, lascia che l'onda dell'effetto compia il suo corso, come la grande marea. La via aperta, non appena avrai raggiunto la sua meta, ti condurrà a rifiutare il corpo bodhisattvico e ti farà entrare nel tre volte glorioso stato di Dharmakaya, che è oblio del mondo e degli uomini per sempre. Anche la via segreta conduce alla beatitudine paranirvanica, ma alla fine di innumerevoli kalpa, nirvana conquistati e perduti da pietà e compassione senza fine per il mondo degli illusi mortali. Ma è detto, l'ultimo sarà il più grande, il maestro di perfezione. Abbandonò il suo sé per la salvezza del mondo, fermandosi sulla soglia del nirvana, lo stato puro. Al prossimo passo.